Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Amazing Amiga, maggio 1990. Una rivista canadese. Benvenuti a Retro Riviste. Questa puntatona di Retro Computing, anche questa dedicata allo spazio delle retro riviste. Oggi andremo a esplorare quattro numeri di Amazing Amiga. Cosa parlavano nel maggio del 1990? Parlavano di un'annusatina del preview dell'Amiga 3000. Poi il NewTek Video Toaster, di questo ci ho fatto praticamente un podcast. Se volete lo potete trovare nella playlist www.fareretrocomputing.tk. Poi tutorial video deluxe video, un po' di programmazione di Amiga Basic e poi prova dell'hardware. Andiamo praticamente a scorrere la rivista, che è intorno a circa un centinaio di pagine. Una serie di spazi per quanto riguarda il preview dell'Amiga 3000 e il NewTek della Video Toaster. Poi abbiamo delle riviste, le rubriche nuovi prodotti, bug e bytes, snapshot, rumors, serendipity, the command line, C not for the C group, roba di programmazione del C. Poi abbiamo altre riviste su praticamente software, poi riviste su quanto riguarda l'hardware e poi editoriali, un report su uno show e dei tutorial per quanto riguarda su deluxe video. Qui abbiamo l'angolino, l'annusata del preview dell'Amiga 3000. Sono circa un centinaio di pagine, grosso modo, faremo rapidamente, del maggio del 1990, rivista canadese. Il link per scaricare questa rivista, se volete, lo trovate in descrizione. Ok, andiamo veloci. Amiga 3000, informazioni. Qui diciamo già si incomincia a dare informazioni, qui spazio con le lettere. Getting started con Video Deluxe 3, e qui si dà praticamente un'infarinatura del programma di editing video. Nuovi prodotti, ossia quello che stava per arrivare praticamente nel mondo Amiga, sia dal punto di vista software quanto praticamente hardware. Bug e bytes, qui una serie di una rubrica in relazione a aggiornamenti, nuovi rilasci e patch su eventuali praticamente cose. Quindi una serie di informazioni che venivano date, come fare un snapshot qui per quanto riguarda, sono diciamo dei colpi, sì, sono diciamo dritte, penso che siano Iron Lord, Persian Golf, Inferno, sia come andare a risolvere praticamente questi giochi, videogiochi, Nuclear War, Arthur by Arcadia, quindi come risolvere le avventure e i videogiochi. Farlo da remoto, ossia andiamo a vedere, qui si incominciava ad annusare costruire un'Amiga, un operatore Amiga con un controllo remoto dalla vostra casa. Una sorta di IntelliHome, diciamo, praticamente. Interfaccia per collegarsi praticamente all'Amiga. Poi un po' di pubblicità, qui c'era la fiera sul AMI FX Expo. Poi l'angolo, la rubrica del Rumors, qui cos'era? Una serie in relazione, penso, una serie di riviste. Super Bitmaps, questo è in Amiga Basic, quindi spazio programmazione e grafica in Amiga Basic, con un po' di listati e programmazione. Oh, finalmente abbiamo il preview dell'Amiga 3000. Amiga 3000 uscito troppo tardi, anche perché, parliamoci chiaro, questa macchina era l'evoluzione dell'Amiga 2000. L'Amiga 2000 era niente un po' di meno che il solito Amiga 1000, a cui erano stati aggiunti un'architettura aperta con slot ISA e Zorro. Questa avevano ripreso l'architettura dell'Amiga 2000, avevano cambiato il microprocessore, messo un coprocessore, espanso la RAM e messo un disco fisso IDE, ecco, oltre che il CD. Questa cosa la potevano fare obiettivamente prima. Per tantissimi anni l'Amiga alla Commodore hanno campato di rendita senza mai pensare di mettere più RAM sulle macchine Commodore Amiga, che sono sempre stati castrati da malapena un mega. Ci arrivavano quando il microprocessore linearmente 68.000 poteva arrivare a 2 mega,
di indirizzamento senza bank switching, essendo microprocessore a 24 bit. E poi sono stati sempre molto tardivi nell'aggiornare praticamente i microprocessori 68020, 68030, 68040, e quindi di conseguenza, e questo è quanto. Qui comunque abbiamo la recensione sull'Amiga 3000, su cosa c'era. Ho fatto un podcast sull'Amiga 3000, lo trovate in descrizione della playlist. Poi PD Serendipity Destination Moonbase, questo è un videogioco. Sneak Preview, ecco il video toaster, anche questo ci ho fatto praticamente un podcast, l'era in cui la Commodore era obiettivamente avanti nell'editing video, mangiava la pappa in capo alla Apple, che con i Macintosh non riusciva a fare niente, tutto quello che la Commodore faceva. Operation Counter Strike, un po' spazio di giochi, questo è lo spazio un po' mercatino. Command Line, quindi diciamo un po' di programmazione e comandi, diciamo a riga di comando, come diciamo fare i lavori sporchi principalmente a livello del sistema operativo del routine, come accendere e potenziare il vecchio Amiga 1000 con una serie di cose che si potevano essere fatte con dei progettini elettronici, un po' di spazio discussioni, un po' di basic, utilità di stampa, utility di stampa, il link per scaricare questa rivista mi raccomando lo trovate in descrizione, pardon. Altre recensioni di software e videogiochi, potete navigare questo filmato anche dalla descrizione, perché l'ho segmentato per capitoli con il minutaggio. E poi ok, andiamo oltre a vedere la seconda rivista. Febbraio 1993, Amazing Amiga, di cosa parlavano nel febbraio 1993? Parlavano dell'Amiga 500 e dell'Amiga 400. Ricordatevi che qui siamo praticamente a un po' meno di un anno prima più o meno della chiusura della Commodore, della bollitura, ma già la Commodore stava già parecchio male finanziariamente. Poi si parla della PS400, di un po' di software, common annunci della Commodore, recensioni su Hotlinks, Rock OK, Rock Jam Plus, PF Plum, The Patch Meister. E poi diciamo due progetti hardware su chip RAM, espansioni per l'Amiga 500 e l'Amiga 2000. Va bene, andiamo a vedere questa rivista. Il link lo trovate in descrizione per scaricare questa rivista e molte altre. Ecco il sommario. PS400, una, diciamo, uno scanner. Poi abbiamo uno spazio Music Shop, espandere diciamo l'Amos Sort, quindi una osservazione delle funzioni a un'attenta analisi dell'Amos Sort, aggiungere colori, poi recensione diciamo dell'Amiga, spazio Amiga recensione per Amiga 1000 a Amiga 400, e business card AD1012, il gioco di una città, una specie di probabilmente di Sim City, qualcosa del genere. Poi abbiamo progetti FAT a 500 e FAT a 2000, quindi una serie di progetti per potenziare l'Amiga 500 e l'Amiga 2000, delle rubriche relative a diciamo a hardware e software. E poi vediamo un po', qui in un'altra parte abbiamo altri diciamo Play Directory, RX, Video Shop e quant'altro, Diversion. Ok, intanto noi andremo a vedere, sono circa un po' meno di 100 pagine più o meno. Siamo a più o meno un anno prima, un pochino di un anno prima della chiusura e fallimento della Commodore. Andiamo a vedere cosa traspariva da questa rivista dello stato di salute della Commodore, che era già grave. Qui c'è l'Amiga 500 e oltre un'Amiga 3000, comunque potenziare il tuo Amiga 500 anche oltre l'Amiga 3000, quindi potenziandolo in un modo esorbitante. Questa è la pubblicità su della roba da poter mettere con degli acceleratori. Allora, un editoriale, poi pubblicità, delle notizie, che qui c'erano le notizie, ma le notizie erano mescolate con la pubblicità, perché mi sa che tante notizie positive non c'era da raccontare, dato che la Commodore stava già poco bene.
recensioni. Qui abbiamo Hotlinks Edition 1.1, qui penso sia un programma di desktop publishing oppure di computerized design. E poi andiamo a vedere cos'altro c'è. AD1012 Digital Audio Board, quindi praticamente un programma di per il sonoro e la musica. Cli Directory, questa è una rubrica penso sia di programmazione o comunque di attinenti a come risolvere i programmi. PS400, un piccolo stampante scanner tutto insieme per l'Amiga, quindi una affordable desktop color, quindi una stampante a colori diciamo molto economica invece che prendere una laser. Espandere l'AMO Sort e mettere più funzioni al sistema operativo Amiga con il relativo listato. Il FAT 500, il chip RAM di espansione, un progetto per il tuo Amiga 500. Qui veniva spiegato, c'era il FAT Agnus, ci ho fatto anche un podcast sul chip proprietari Agnus, Denise, Paola e anche sul TED. Del fatto Amiga 2000, un'espansione per il progetto per l'Amiga 2000, anche qui un altro programma di musica. Scegliere Amiga, Amiga 600, Amiga 400, e qui si parla un po' di tutta la linea dei prodotti Amiga con il CDTV. Tutta questa roba qui ebbe a soffrire nell'ultimo anno, quindi in quest'anno, e poi poco prima di fallire, di gravi problemi di qualità di componentistica hardware. E quindi questa è una delle ragioni aggiuntive del perché la Commodore ebbe a schioppare, con avere macchine non particolarmente aggiornate. La piattaforma Amiga non era mai stata molto curata. Dopo l'uscita dell'Amiga 500 dormivano sugli allori. Nessuno pensò di metterci un coprocessore, un disco fisso interno, espandere la RAM, cambiare il microprocessore, niente. La mia azienda, l'Amiga 2000, rimase tale quale, che poi era un povero Amiga 1000, solamente con gli slot Zorro e ISA. E quindi niente, oltre a questi problemi di progettazione, vennero fuori anche poi una serie di problemi di circuiteria. I fornitori per Commodore che andarono a inficiare la qualità degli Amiga 2000 e anche di questi dei 3000. Di conseguenza la gente si comprava delle macchine che non erano più il tetto high end, erano qualitativamente difettose e non erano neanche particolarmente potenti, quindi di conseguenza la gente cominciò a preferire altre macchine, il mondo PC e gradualmente anche il mondo Macintosh, Apple. E qui si parla un po' dei vari prodotti. Qui si parla di un articolo del video, software di editing video, bug e bytes, un po' di walkthrough come risolvere problemi pratici, business card. Qui abbiamo una serie di programmi per quanto riguarda penso desktop publishing, per fare volantini o diciamo etichette. Un articolo di software, recensione di testi e di libri. Poi abbiamo la recensione del racconto di cosa successe a Toronto il 4 e 6 dicembre 1992, la fiera dell'Amiga. Diversion, quindi una serie di giochi. Vector Storm, quindi conclusione su come andare a risolvere questi videogiochini. Pubblicità, spazio lettere con i lettori, di nuovo sulla fiera del Commodore Amiga, però questo nel Francoforte. Era parecchio forte la Commodore in Germania. E poi niente, passiamo oltre, prossimo numero. Amazing Amiga, ottobre 1993. Di cosa andavano a parlare su Amazing Amiga dell'ottobre 1993? Ormai praticamente si era più o meno a quasi 6 mesi, 8, dal praticamente il fallimento della Commodore. Parlavano dell'Amiga CD32, questa scatolina era piena di difetti, e più che aiutare la Commodore
l'affossò ulteriormente perché era pieno strapieno di difetti a livello di circuiteria elettronica. Parlavano di un po' di software di Aladdin, Scena Reanimator, tutorial, recensioni di Retina DKB1202, Bernoulli Multidisc, Scena Reanimator 4.0 e poi uno spazio Amiga CD32. Andiamo a vedere questa rivista, cosa compare da questa rivista della grave stato di salute della Commodore, che ormai era ormai destinata a avercene per due o tre cate. Dunque, in questa rubrica, diciamo, niente di particolare, CD32 e altre cose, progetti, recensioni sul Retina DKB1202, Amiga E, Bernoulli Multidisc, Scenario Animator. Eccoli qua, praticamente sono software e giochi, niente poco di meno. Poi lo spazio CD32 e poi altre le solite cose. Ok, andiamo a vedere rapidamente circa un centinaio di pagine, nuovi prodotti che venivano sfornati, da una recensione di Retina, un'espansione per praticamente video per lavorare con un monitor più grandi, con più colori. Poi vediamo un po' che cosa c'è. Bernoulli, un disco esterno, praticamente una sorta di DAT per fare backup. Spazio software con utility e programmini, programmazione. Qui cosa abbiamo? Un tutorial su come fare le onde su Aladdin 4D, che mi ha spiegato come fare le onde nella realtà virtuale computer aided design. Birds and Pipe Professional 2.0, anche questo è un programma di musica MIDI, sequenze multimedia, quant'altro. Va bene, siete interessati a questa rivista, il link lo trovate in descrizione. Una ventolina per l'Amiga 2000, progettino hardware, il CD32, Amiga CD32, ecco, questa era un'Amiga 1200 trasformato in una PlayStation e ebbe scarsissimo successo, peraltro con qualità dei componenti orrende, che fece sprofondare la Commodore invece che andare ad aiutarla a risollevarla. Peraltro non era una PlayStation idonea alla concorrenza che già c'era. Qui però si parla della recensione, se volete ve la andate a leggere e scaricare, il link lo trovate in descrizione. Un'altra rubrica sul libri e programmazione, in dentro Arex, che è praticamente, cos'era questa roba qui, forse un software di qualche tipo, non ho idea, da cui aggiungerci delle robe con un listato. È strano che nel 1993 ancora si dessero listati, quando si poteva dare una rivista a un CD oppure un disk drive, un dischetto. Bah, è proprio strano. L'era praticamente dei listati ormai penso fosse limitata solo agli anni 80, perché poi dagli anni 90, con dischetti che costavano poco, era preferibile mettere un dischetto su una rivista, non mettere un listato. Comunque è strana questa cosa. Fatemi sapere se la pensate come me lasciando dei commenti a questo video. Poi abbiamo qui Can Do, an Interactive Authoring Tool, praticamente un tool per autori, per documenti, variabili e database, quindi per elaborazione di dati, una sorta di filtro aggiuntivo da aggiungere, via, filtro esterno. Questo è Editing Video con pubblicità. C'erano poi gli listati da comprare e da prendere dei dischi. Media Madness, un altro programma di professionale per quanto riguarda penso il o la musica oppure le animazioni. Questo è un videogioco, Desert Strike. Poi War in the Gulf, un altro videogioco, si recensioni con Zul Amiga, famosissimo Zul Amiga. Degli stati, delle lettere con i lettori,
una collezione di questi software dove reperirlo e cos'era, un po' di karaoke, pubblicità, lo vado a comprare e poi mi sa che siamo arrivati alla frutta. Passiamo oltre. Marzo 1994, ultimo numero di Amazing Amiga. Praticamente, se non mi ricordo male, a maggio-giugno del 1994 l'Amiga portò i libri in tribunale e quindi praticamente ormai si era praticamente alla frutta gli ultimi, diciamo, due mesi. Andiamo a vedere di cosa parlavano nell'ultima rivista. Questa è anche l'ultima rivista del ciclo dell'Amazing Amiga. Comunque il link per scaricare queste ed altre riviste in PDF di Amazing Amiga lo trovate in descrizione. Recensioni: Scala MM300, Invoice Sit, Ami VGA, Aladdin Video Tutorials, poi in esclusiva praticamente giochi per l'Amiga, informazioni sulla multimedialità dell'Amiga e varie altre cosine. Va bene. Cosa andavano a parlare? Dunque, andavano a parlare praticamente di giochi, veniamo, niente di particolare. Cosa si recensivano praticamente? Software, videogiochi, niente di che. Non c'erano più novità hardware da portare in evidenza, e quindi sì, la rivista si attaccava al software che già c'era o comunque lo recensiva, perché ormai praticamente la Commodore era finita. Andiamo a vedere qui un editoriale, se siete interessati all'editoriale qui ve le andate praticamente a leggere. Nuovi prodotti, cosa c'era? Ancora nuovi prodotti, per lo più tutto era software. Poi abbiamo Scala MM300, cos'è questo? Penso sia un software di grafica, probabilmente, quasi sicuramente, suppondo. Poi un programma per fare le fatture. Poi abbiamo Aladdin 4D, tutorial video. Ami VGA, un adattatore praticamente per i video VGA. Spazio di programmazione e spazio con le lettere e trucchi e trucchetti per il workbench. Uno spazio, diciamo, interattivo per l'authoring tool, per una guida, diciamo, al programma. Pubblicità. Gli stati, si continuava sempre a dare gli stati, un mistero come mai continuava a dare gli stati in un'epoca in cui c'erano già dischetti che ti ritiravano nel gruppo, e qui continuavano a sprecare carta in gli stati lunghi. Mistero. Un po' di Amiga e telecomunicazioni. Pubblicità. DCTV, presentazione. Cosa si può fare con Helm, che praticamente era un software di titolazione, qualcosa del genere. Vediamo un po', Aladdin 4D, questo è un programma di computer aided design e di modellazione 3D ed animazione. Inside RX, un altro tutorial che continuava su un programma, quindi veniva sviscerato con degli stati da poterci mettere. Un po' di pubblicità, spazio con le lettere, un altro spazio, una rubrica per FX, un altro programma per Amiga, titolazioni digitali. Nel 1994 cosa avevano fatto allo show dell'Amiga? La recensione del CD32 con un po' di giochi per il CD32, un po' spazio per i giochi per quanto riguarda l'Amiga, che sono sempre stati sempre molto spettacolari, molto belli. Lettere con praticamente l'editore,
un po' di collezione, diciamo, in specie di mercatino con come trovare il software per reperirlo, un po' di arte con l'Amiga e poi mi sa che siamo arrivati alla frutta. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.